Eccoci con una hack per Raiden su Mega Drive che migliora le colorazioni. Realizzo questo video perché nei commenti alla recensione un utente che io stimo molto perché è molto esperta nei videogiochi sparatutto e ha pure creato uno sparatutto, ha detto che non era d'accordo con me in merito alla valutazione sulla grafica, dicendo: "No, ma guarda che si poteva fare molto di più con i colori", e lo dimostra una hack che esiste. Allora io mi sono cercato l'hack ed ecco qua il video. Sulla sinistra vedete la versione originale e sulla destra come è stata realizzata la hack. In descrizione trovate il link per scaricarvi l'hack. Possiamo vedere diversi tipi di terreno nella hack, mentre nell'originale sembrava tutto uguale. Gli alberi hanno un colore più acceso, l'astronave ha un rosso più chiaro e anche il terreno sembra più particolareggiato, no? Quei vialetti fra i campi coltivati. Questi sono, diciamo, i dettagli più visibili, ma è stato tutto ricolorato, tutto o quasi tutto. Sono anche state aggiunte alcune animazioni, come i fiumetti. Qua un'altra immagine rappresentativa, beh, sulla destra si vede che è molto più colorato, più chiaro. Guardate anche il bordo del ponte, che nella hack è rosso, mentre nell'originale sembra un grigino, sembra lo stesso colore della pavimentazione del ponte. Queste erano due immagini a caso, ma che mi sono sembrate particolarmente rappresentative. Ora, è ovvio che la hack presenta colorazioni migliori. Io però rimango del mio parere, considerando il periodo di uscita del videogioco in paragone con altri prodotti, escludendo insomma le eccellenze, secondo me comunque Raiden ha una grafica bella anche nell'originale. È chiaro, è più scura, più sbiadita quasi quella originale, perché accosta colori che vicini quasi non si notano, mentre vedete che l'hack sembra più dettagliata, ma credo che sia soltanto perché ha accostato i colori giusti. Adesso il mio video prosegue con una comparazione video dei due prodotti nei primi due schemi. Ho pensato che due schemi fossero sufficienti per mostrare la qualità della hack. E poi comunque, se volete scaricarla, in descrizione c'è il link. Grazie per la visione.